Li tengo per dopo. Qua dovrei essere a posto. Ah, mi mancherebbe questo qua, dai, andiamo a farli fuori. Dato che sono qua, a due passi. Allora, continuiamo. Allora, dobbiamo andare. Direi che continuiamo dal B1. Vabbè. Ah, giusto, qua rimangono i cadaveri. Solo che ovviamente la porta qui me l'hanno chiusa, quindi devo fare il giro lungo, ma va, ci va bene perché tanto dobbiamo fare lo sterminio. Cioè, è morto con le gambe a ranocchietta, i riot non li uso, quindi. Allora, praticamente devo andare all'underground parking, praticamente al parcheggio per andare avanti. Solo che prima faccio lo sterminio qui, la control room la tengo dopo, prima di andare al parcheggio. Devo andare su perché andiamo a vedere dove era Pierce. Cosa è successo? E oltretutto andiamo anche a disattivare le telecamere di merda. Non mi ricordo se è adesso o dopo, comunque in caso li ho in attachments. È già qua. Allora. Ho sbagliato perché non ho sentito bene il rumore. Eccolo! Questi sono dei pezzi di merda che io odio. Ci sono questi e quelli viola, però mi danno un sacco di punti. Mille! Allora, integratore MP2 lo sposto, l'antidoto vai anche a cagare, non me ne faccio una madonna. Pierce, dove sei, amore mio? Sembra davvero una crisalide. Ma no, il telefono. Chissà se il telefono funziona. E questo? C'è un foglio sulla cornetta. Foglio. Appunti strappato, contiene un messaggio in codice NIST. Scritto in fretta, è difficile decifrare i caratteri. Però io ho tutti i dati sul DNA dei neomitocondri raccolti da voi Hunter. Sono contenuti in questa banca dati. Pare che siano stati usati per la ricerca. Qualcuno passava le informazioni del MIST all'organizzazione. Inoltre Baldwin. Il messaggio si interrompe qui. Pierce! Ah, sono io, Jody. Cosa? Ah, è appena tornato, ma è al telefono. Va bene. Sono ad un altro telefono, da qui non mi sente. Non ti preoccupare,
Gli ho detto che eri il mio fidanzato e ho cambiato stanza. Cosa devi dirmi che Al non può sentire? Cosa? Non è possibile! Se quello che dici è vero, allora anch'io sono in pericolo. Cosa devo fare? Ho capito, ne parlerò con Rupert. A quanto pare il nostro capo del Mist è in affari molto loschi. Oh, continuiamo lo sterminio. E pirla, le telecamere mi sono dimenticata. Ah! Perché non c'è Pierce a farlo per me? Anche perché dovrei anche vedere se mi hanno chiuso la porta del parcheggio, perché sono dei figli di Troia oltretutto. Ah no, è aperto. Ok, vediamo se è tutto in ordine. Sì, ho capito, premi. Tocca, non avere paura. Funzione. Beh, questa è la foresta di Neoark. E questo, bom, tutto a posto. On sto cazzo. Lo mettiamo off. Sì, bla bla bla, premi. Ecco qua. No. Possiamo continuare. La mia faccina preferita con la linguaccia. Adesso in effetti vedo anche il babuino di Crash Stefano. Ah, che bello, vi ho contagiato queste faccine. Ah, e avete notato che è sparita la moto da davanti lì la caverna. Un dettaglio molto importante. Ok, allora andiamo dalla control room. Ma Dio, come cazzo fanno a prendermi? Siete bravissimi. Ah, le telecamere del cazzo siete disattivate. Allora, sì, prendi pure gli Spartan, qua ci curiamo. Qua ci saranno solo telecamere, suppongo. Non vedo dove sto mirando, ma qui mira lei. Ci prepariamo gli area slug. Ma no! Volevo andare nell'altra porta. Di qua. Ecco qua. Allora vediamo se mi prende. Eccomi. Mollami, dai. Mollami. Questi ti possono anche spezzare il collo se non ti muovi abbastanza in fretta. Dai! No? Nope. Eccoti qua. Aspetta, va là che risparmio colpi. Ti finisco col Firefly. Eccoti qua, servito! L'antidoto si può anche inculare e c'è anche... Ah, anche lì, va bene, mi sono capita da sola. Sei di spalle, fantastico. E tu mi hai inculato, però bravo. Ben fatto. Sta sul cazzo, quindi muori. Aspetta, va là. Risparmiamo anche un po' di Firefly. Ok.
li ho anche ripresi, va bene. Solo che ho in attachment i Firefly che non mi servono a una madonna e ci mettiamo l'integratore MP2. Ma arrivati al parcheggio, andiamo avanti. Adesso l'enigma del quadro elettrico super mega complicato. Eccoci qua. Allora, funziona tutto. Sì, mi hanno riferito, continua l'indagine, fa attenzione. Vai, tu di merda. Se chiede di Jody, la metto in una situazione pericolosa. Ah, qua mi ha tenuto il salvataggio del caravan. Strano, vabbè. Salviamo giusto per... La salvatina non fa mai male. Allora, il pannello di comando del garage multipiano. Oh, le luci sono accese. Chi ha attaccato la corrente? Allora, adesso qua dobbiamo selezionare la lucetta su quelli illuminati, perché in teoria c'è qualcosa. E con tutte le volte che l'ho finito non mi ricordo cosa c'era, quindi divertiamoci un po', tipo guardiamo il 4. Vabbè, macchina elettrica, potrei usarla, ma non va. Perché la macchina che mi servirà è rossa. Ce l'hai anche rossa? Quell'uomo vorrà scappare in macchina. No. Vediamo cosa c'è nel 2. Ti ho detto cosa c'è nel 2. Ennesima macchina blu. La giusta dovrebbe essere la 4, se non erro. E la 3, cioè. Mi sto impappinando. Dovrebbe essere questa quella giusta. Infatti. Però prima guardiamo cosa c'è nelle altre cose. Sì, sì, bla bla bla. Allora. Vabbè, aspetta, prima guardiamo. Ah, no, aspetta, guardiamo cosa c'è nella 13 che è illuminata di rosso. Questa cassa ha provocato problemi ai comandi. Borsa da cintura, mia. Dopo non mi ricordo se c'era un limite sulle borse da cintura che potevo usare. Mi sono risposta da sola. Va bene. Va bene, prendiamo la macchina e andiamo avanti. Anche perché non ho un cazzo di spazio. Quindi. Ciao, ne. Allora. No. Po. Ok, allora. No, come erano i comandi? Non mi ricordo più come ho fatto. Ero arrivata un attimo al 3. Eccolo qua. Una macchina elettrica. Ma che va bene, funziona. È più bella della tua sedan, o no? Devo aprire la porta. Hai ragione. Collocare veicolo, inserire carta nel lettore, apertura la porta. Va bene, usiamo la nostra carta Bowman, che ormai serve per tutto sta carta. A tutto. Volete aprire un conto in banca? Serve la carta Bowman. Avete bisogno dei preservativi? Li potete prendere al distributore con la carta Bowman. Passaggio pedonale. Passaggio pedonale. Sono stati così bastardi da mettertene uno qua. Mollami, grazie mille. Ci mettiamo al muro, così non mi può vedere, cioè non mi può prendere. E attendiamo. Yeah!
questi sono miei. La soluzione Ringer è che cazzarola. Beh, vaffanculo gli Hydra. Scusami, mi prendo questi. Ta-da! Che bello. Gli Hydra Slug e la soluzione Ringer, ovviamente sì. Ma... buongiorno. Se siete tutti verdi. No, uno no. Ok. Eccola qua la moto. Si è spostata dalla caverna a qua. Prendi gli Spartan, gli Herbast, buttali pure via. C'è una sacca con su disegnato un tappo di bottiglia. Non ci sono dubbi. Questo è di orso di peluche. Puccio. Devo trovare quel maledetto. Allora, ecco qua. I comandi alla porta di accesso al rifugio. La password è già inserita. Basta premere il pulsante. Premilo. Ecco qua, fantastico. Adesso si è aperta questa porta qua. Ora va a stazionare i comandi. Qui sono sicura che siano tutti e due grigi. Bravo ninja. Di cagarmi questo, grazie. Oh, ecco. Ale, i comandi per aprire la porta. Allora apriamo. Oh, il filmato più bello del gioco. Bianca, sono tornati i Veneti. Yeah. Com'è la situazione, ciao? Sono quasi tutto sotto controllo. Quasi. Cosa vuoi dire, insomma, ciao? È impossibile entrare nel settore a causa di una barriera biologica. Come 3 anni fa, insomma. Così sembra, ciò. Io ti venuti sei di idea che la gente pista aveva distrutto la barriera?
Presidente, non so, ma mi sta segnalando una barriera, voglio dire. Insomma, che cazzo. Non tutti è qua a mangiare ciambelle e sentà come ti, eh. E lei è intorno all'obiettivo, quindi. Sì, in realtà l'obiettivo non è ancora stato confermato, quindi, boh, cazzo ne so, io ti do solo il messaggio. Il nostro agente segreto, scusa, che fine l'ha fatto? Avevo perso i contatti, forse lei è inculasse pecore in qualche angolo, in qualche canton del rifugio. Allora sappiamo, cazzarola. Vabbè, abbiamo esaurito ogni risorsa. Bisogna bombardare tutto qua, dai. Nucleare adesso, sterilizza tutto. Un attacco da satellite risolverà la situazione in un istante, dai. Fermo, fermo. Butta una bomba nucleare, tanto mi muore solo quei quattro gatti che hai dentro, dai. Non hai neanche tempo per la ritirata, cioè fermo morire tutti i soldati che mandava. Saranno sepolti in Alito come eroi nazionali. Tanto chi se ne c'ava, tanto i gatti delle moglie rompi coglioni a casa, quindi fa stesso. Quindi devo decidermi ciò il destino. Che cazzo, che merda che lei è essere presidente. Signor Presidente, insomma, dai, le giugo la vita dei 260 milioni di cittadini americani era, anche se muore in 100.000, chi se ne fotte? No, dai, va bene così. So, cazzo. So. Deserto del Mojave, Nevada. Neo mitocondri. Sono ciò che ha dato origine alle creature che noi del Mist cacciamo. Ignorante di merda. Vuol dire che dentro il rifugio c'è una contaminazione biologica? Mitocondri che hanno perso il proprio ospite e sono 100 volte che te lo spiego, cazzarola. E stanno cercando uno nuovo, un corpo, carne viva. Agglomerato di DNA, intendi cosa voglio dire? Una storia difficile da credere. Comunque i nostri uomini sono equipaggiati di protezione NBG. La protezione dei BG, cazzo, non basta mica fermarli. Possono agire sui mitocondri che sono dentro di noi. Rincoglionito del cazzo. Capisco, ci è giunta notizia di altre presenze oltre ai cyborg. Mesh, che sei un coglione. Spero che ai miei uomini non capiti niente di ciò di cui parla. Sarà meglio però tenerli in quarantena ed esaminarli. Vivisezione, quelle cose lì, avete capito? Sì, mi rendo conto. Sarà fatto. Ad ogni modo, lei come sta? Nessun rischio di infezione. Ma figurati! Ma non vedi quanto sono buona? Scusa, signore! Un attimo, scusi, mi devo rifare il trucco. Agente Brea. Agente Brea. Cattive notizie. È stata perquisita tutta l'area, ma nessuna traccia della bambina e del grosso uomo di cui ha parlato. Né di nessun altro. Nessuno. Cazzo, il figo dei Madigan Pierce! Avete controllato l'intero rifugio? Ecco, ad essere sinceri, c'è una strana barriera che impedisce l'ingresso di un settore. Immaginavo.
Sa di cosa si tratta? Sì. Hai voglia? Io posso entrarci. Va bene, allora come ogni videogioco arrangiati e vaffanculo. Mi permette di andare a vedere? Non ho niente in contrario. La zona controllata è sicura. Non garantisco per gli altri livelli. Agisca con prudenza. E torni da me per una sveltina. Grazie. Allora. Nessuna notizia della squadra che sta spingendo il villaggio, signore. Ancora niente? La chiamo, sono notizie. Questo radiotelegrafo vuole trasmettere messaggi in codice. Posso usare un attimo il radiotelegrafo? Tenente, prego, non ci sono problemi. Aia, sei tu? Sto esaminando le relazioni segrete di Paul insieme al quartier generale. Forse senza accorgercene, anche io e te facevamo parte di qualche maledetto piano. Comunque qui ci penso io, tu sistema quel bastardo. Se ce la fai, cerca di salvare Eve Pierce. Posso prendere dei medicinali? Prego, faccia pure. Dopo torno dentro a prenderla. Qua cosa c'è? Posso prendere un po'? Certo. Airbust. Come sei generoso, però hai delle mesh davvero orribili. Flint! Come sei magro, madonna! Come hai fatto ad arrivare qui? Cilindro. Integratore MP2, ma lo prendo dopo. Caro Flint! Grazie! Adesso guardiamo il cilindro. Uff. Allora. Detto c'è una peraia. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei sana e salva. Bene, ho dato a Flint una cosa che ti può essere utile. Non preoccuparti, la metterò sul tuo conto, Douglas. Che dolce! Quanto un palo in culo. Aia! Ti trovo bene, come i pugli allo spiedo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo beccato Ali. Avete scoperto qualcosa? Come hai detto tu, passava informazioni all'organizzazione. Lo sapevo! Hai scoperto qualcosa sull'organizzazione? Non hanno lasciato prove. Peccato. Comunque, senti, Al non era il solo. Sono coinvolti anche agenti MIST di altre giurisdizioni. Vendevano i dati genetici sugli NMC da voi raccolti. Rupert si sta occupando del caso. La faccenda è grave. Bene, lascia che Rupert si occupi del MIST. E tu non rompere i coglioni. Io me la sbrigherò qui. Impareggiabile, Aya. Ma dov'è Pierce? Pierce... è sparito. Puff! Davvero? Sai che sono un po' gelosa. È un codardo incredibile, ma se si tratta di aiutare te, si trasforma in eroe da film d'azione. E non di strunzate! Che ne sei suscettibile. Senti, ho parlato con il tenente, quel figo. Ho chiesto di lasciarti acquistare armi con i tuoi BP. Vai dal ingegnere. Dietro il camion, là in fondo. Grazie, Johnny. Ho raccolto tutte le tue cose. Sono nel container qui dietro. Grazie. Grazie mille. Ovviamente se sceglievo il percorso con Kyle, quindi non andando Dryfield a salvare Pierce, al posto di Jody qui ci sarebbe stato Rupert.
Perché tutta questa faccenda di Hal smascherato, quindi il nostro capo che era uno stronzo che vendeva i dati che raccoglievamo, non sarebbe stata sbloccata. Rupert qui mi avrebbe dato la sua Mongoose, la mia arma preferita e una delle più potenti in assoluto, ma ovviamente ci sono dei sacrifici da fare. Jody intanto è andata a ciularmi la roba della sedan, la stanza numero 6 e il camion di Douglas, quindi da questo si capisce che non posso tornare indietro. Comunque qua mi riprende prima dello scontro finale, mi attrezzo di conseguenza, perché ovviamente, aspetta che ti posto comunque un po' di roba, perché ovviamente ho ancora lo sterminio da fare, piccolo ma c'è. Allora, nessuna. Allora, Flint ha un integratore MP2. Grazie. E andiamo a recuperarci la soluzione Ringer. Le munizioni con la TNT, fantastico. Ok. Ho spazio ancora per qualcosina, che vado a vedere cosa mi vendono di armi, perché tipo tutte queste soluzioni Ranger qua al momento non mi servono, le lascio qua. Piuttosto mi porto via gli integratori MP. Ok, allora andiamo a vedere qua dietro cosa mi vendono. Autorizzazione, dica pure cosa le serve. Wow, cazzo. E sia. Mi vende anche gli. Oh, mi vende anche gli air slug. Fantastico. Compra, compra. Quanta roba che mi vende. Cazzo. Ovviamente senza Jody che metteva una buona parola per me, nel percorso di Kyle mi vendevano praticamente una Madonna. Fantastico, allora se mi vendono gli Spartan mi va meglio. Li uso contro il boss finale anche. Allora, lo usiamo. Solo che gli Spartan li ho depositati. Ah sì, poco fa quando ho depositato la pistola. Vabbè che intanto li lascio lì, perché intanto usiamo gli air slug e andiamo a fare strage. Ah, le pie qua intanto finiamo inferno, finiamo metabolize, energy ball quando mi serve, 4000, quindi beh, life drain, vabbè non la posso neanche sbloccare, ma vedo dopo. Allora Flint, guadagniamo ulteriori punti per il finale. Orso di peluche. Flint, sto cercando questa bambina, capisci? Flint mi aiuterà con il suo olfatto fantastico. Non pensavo che senza la replay mode mi vendessero gli air slug. Buono a sapersi. Dopo qua si dovrebbe seguire il cane, ma io vado avanti perché so esattamente dove andare. Sali in macchina, Flint! Andiamo verso l'avventura e oltre. Prendila. Agente Breo, sono il tenente Grant. Non posso dirle i dettagli, ma abbiamo l'ordine di ritirata. Penso che anche lei dovrebbe abbandonare il luogo subito. Non li abbiamo ancora trovati. Ho capito, non la fermerò, ma si ritiri appena portata a termine la missione. Bah, ora di sterminio non c'è praticamente niente se non di fatto appunto il B2, ma lo andiamo a fare. Dopo che abbiamo finito il B2, andiamo
Andiamo avanti verso la fine. Allora, intanto qua interrompo un attimino la registrazione e riprendo tra un po', così divido i due file. Ma a voi non ve ne frega un cazzo.